Allora, Gino, tu ti ricordi l'anno? Che anno era? Sì, certamente era il 1983. È stato il 1983, i primi mesi, era verso maggio del 1983, e la chiesa era stata data in appalto ad una ditta che avrebbe dovuto ridipingere tutto l'interno. Io avevo il negozio qui a fianco l'Overbrick, e uscivamo insieme ad amici per andare al bar, quando fu investito proprio da una nube di colorata, di polvere che usciva fuori dalla chiesa, e mi chiese insomma che cosa stava succedendo. Entrai e qui c'erano cavalletti e gente che stava lavorando. Uno, non qua, erano posizionati qua, su questa seconda arcata, e avevano in massimo in gran parte già carbone questi colori che continuavano a grattare, a tirar fuori, sia da qua che dall'affresco di là. Testimonia l'assalto dei turchi. E quindi riuscì a bloccarli totalmente, perché mi accorsi che sotto c'erano i vini. Allora, parlando con loro, che avevano ricevuto ordine dall'allora dal parroco Don Luigi Spagnolo, rimasero un po' titubanti, però si fermarono. Io ne approfittai per salire e dire a loro di non usare innanzitutto i trespoli che tenevano per grattare le pareti così come stavano facendo, ma visto che avevano già diroccato un po' in mezzo, di tirar fuori quello che era possibile tamboreggiando appena, che mi mise a fare io per poter vedere che cosa veramente c'era dietro. E si vedeva di una scena d'insieme nelle fotografie che poi riuscì a scattare, si vede ancora meglio, che era la rappresentazione storica di qualche cosa di importante. Partendo su dove c'erano le scritte, uscì fuori per prima cosa in cria. Allora mi ricordai subito del fatto del Marciano, che aveva parlato di una e di Don Salvatore Taurino, che nel suo libro Cenni Storici su San Pancrazio aveva parlato di una invasione dei turchi e distruzione del villaggio di San Pancrazio del 1547. Tu figurati la sorpresa e la gioia nel vedere quei numeri, il 5, il 4, il 7. Allora era come se io già sapessi che c'era la scritta e la testimonianza di quell'avvenimento. Poi mi incuriosiva totalmente quest'altra scritta, che però era stata distrutta, perché il ragazzo qui aveva iniziato la seconda mano di pulizia del muro con una specie di raspa a due mani, infatti lì proprio si vede, aveva già tirato via gran parte di quel peccato, di quell'iscrizione che è in greco e che purtroppo non si riesce ad interpretare né per la data né il senso di quella edicola votiva esposta sopra, la quale dovrebbe essere sicuramente la spiegazione del quadro di fondo che era rappresentato alle spalle dell'attuale Cristo di Roma. Là si vede semplicemente il sole e la luna, alcuni simboli, e si può pensare, però bisogna andare a fare ricerche sulla visita degli arcivescovi, dove vengono descritti benissimo
cristianesimo, sul libro di Strivi si vede, è riportato in buona parte, che cosa ci fosse, a chi era dedicato questo altare qui. Sicuramente dai limiti laterali, che erano prima a portare di mano, io vidi questa figura che mi dava l'impressione dell'appartenenza a San Pancrazio, questa figura qua, ma ancor di più quell'altra, quella faccia, che adesso si vede benissimo, però allora si intravedeva, e poi si aveva paura di tirarlo fuori, no? Adesso c'è stato fatto un lavoro magnifico, insomma, di restauro. Quindi questo era l'altare di San Pancrazio, dedicato al santo, a San Pancrazio. Questo invece è quello dell'Assunzione, invece lì è la descrizione, la testimonianza storica, diciamo, sicuramente storica, della distruzione del villaggio di San Pancrazio del 1547. A primi dicembre, a primi di gennaio, infatti a primo di gennaio 1547 fu presa la terra di San Pancrazio da turchi et Lopia fece il tradimento. Lì è detto tutto.